come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Ascoltiamo nella quinta domenica del tempo ordinario ancora il Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». Ed andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Siamo, cari fratelli, nella seconda parte di quella che chiamavamo domenica scorsa la giornata tipo di Gesù. Gesù si trova a Cafarnao nella prima parte della giornata, nella sinagoga dove aveva insegnato con autorità e veniva ciò riconosciuto da tutti i partecipanti, e subito dopo, sempre nella sinagoga, il miracolo liberando quell'uomo che era posseduto da una forza demoniaca. Adesso segue la giornata che Gesù si sposta assieme ai suoi discepoli presso la casa della suocera di Pietro. Ancora oggi chi ha la fortuna e la possibilità di visitare questo sito archeologico di Cafarnao può notare benissimo il luogo della sinagoga e subito dopo, attraversando la piazza, il sito dove la tradizione ci dice che quella era la casa della suocera di Pietro, dove anticamente era stata costruita una chiesa bizantina. Adesso c'è il grande tempio cristiano che conserva questo luogo. Ecco che Gesù esce, propriamente dicevo, da questa sinagoga di Cafarnao e va nella casa di Pietro. Perché, ci chiediamo? Lo spazio di Dio è dappertutto, come è nel tempio, così anche fuori. Dio lo si incontra dappertutto. Dio è misericordioso e fedele dovunque e con tutti. E qui, adesso, in questa abitazione, lo vediamo che restituisce la salute. Il Vangelo ci fa capire che la salute è un bene, ma non è un bene da tenere per sé, cari fratelli, ma da impegnare per gli altri. Vediamo propriamente questa figura della suocera di Pietro. Paul Claudel diceva così: quando avrai Dio nel cuore, avrai un ospite che non ti lascerà riposare, perché tutto, ma propriamente tutto, diventerà occasione per vivere, per praticare la carità. Nel Vangelo troviamo questo particolare, quando dice Marco che gli apostoli
apostoli gli parlarono di lei, facendo riferimento propriamente alla suocera di Pietro che era ammalata, era stata colpita improvvisamente, si vede, dalla febbre, come succede spesso, no? A causa delle influenze. E perché gli parlarono di lei? Secondo me per due motivi, sia per guarirla, ma sia anche per permettere e fare sì che questa si mettesse a disposizione per servirli. Aveva preparato un banchetto e quindi doveva mettersi a disposizione per rendersi utile. Cosa fa Gesù? Gesù la prende per mano e subito dopo la febbre la lasciò. Il verbo prendere per mano in greco è egeiren. Egeiren è lo stesso verbo che indica la risurrezione, la prese per mano, egeiren. Quindi c'è un mutamento di condizione. Ma questo prenderla per mano, e Marco scrive dietro dettatura di San Pietro, il quale conservò nella sua mente questa scena di Gesù che prende per mano questa donna, gli farà ricordare a Pietro che anche lui aveva attraversato un momento difficile e durante quel naufragio, vi ricorderete quel momento quando vedono Gesù camminare sulle acque, alla domanda chi sei, e Gesù che dice sono io, non sono un fantasma, se sei tu di che io possa camminare, e Gesù dice a Pietro cammina sulle acque, scende dalla barca e comincia a camminare, ma a un certo momento è venuto meno la sua fede, cominciò quasi ad affondare e Gesù prenselo per mano. Pietro ricorderà questo, come ricorderà un altro fatto, quando dopo la risurrezione lui e Giovanni, andando al tempio a pregare nelle prime ore del pomeriggio, trovano un paralitico che era seduto lì da tempo e chiede l'elemosina, e Pietro dice non abbiamo né oro né argento, ma nel nome di Gesù Nazareno ti ordino io, alzati e cammina. E presolo per mano, il paralitico si alzò e cominciò a camminare. Quella donna, qui nel Vangelo, ritorniamo al brano, si mise a servirli. Si cammina grazie sì a una mano, ma il servizio, ricordiamocelo, prestato a Cristo e ai suoi è il modo adatto per dire la nostra gratitudine al Signore. Il servizio a Cristo e ai fratelli, cioè, costituisce la forma obbligata di qualsiasi sequela. Proprio perché guariti noi serviamo, noi ringraziamo Dio per quello che Lui ha operato e continua a operare, a fare nella nostra storia. E che cosa avviene subito dopo? Nel pomeriggio, al tramonto del sole, siamo di sabato, quindi finito il sabato per gli ebrei, si può intraprendere qualsiasi attività lavorativa, soltanto col tramonto cessa l'obbligo del riposo e quindi si possono anche trasportare gli ammalati, li conducono davanti alla porta lì in quella piazza, tutti gli ammalati e tutti gli indemoniati. E dice l'Evangelista che ne guarì molti. Stiamo attenti, non significa che abbia fatto una certa discriminazione tra il tutti e i molti. Qui semplicemente l'Evangelista sottolinea un particolare, che questi malati, che questi indemoniati, quindi tutti, sono molti. Ne guarì veramente molti, li guarì tutti ed erano molti. E non finisce la giornata tipo di Gesù, va a riposare, ma nelle prime ore del mattino si ritira in disparte fuori centro e prega il Padre, sente il bisogno di pregare.
Quando la mattina si alzano gli apostoli e lo ritrovano, gli dicono: tutti ti cercano, forse lo vogliono proclamare dandogli qualche riconoscenza e mettendolo al centro della loro vita. Per quale incarico non lo sappiamo? Ma Gesù dice: no, non lasciatemi tentare. Andiamocene altrove, perché io predico il Vangelo dappertutto. E si mise a girare per le strade della Palestina. Ecco, cari fratelli, una giornata tipo di Gesù. Insegna nella sinagoga e libera un demonio. Guarisce la suocera di Pietro. Guarisce molti malati dopo il tramonto del sole. Si rifugia a pregare in un luogo solitario. Una giornata che si apre e si chiude con la preghiera, quella preghiera pubblica e la preghiera personale, privata. Si snoda questa giornata attraverso l'insegnamento e le opere. C'è l'elemento lotta e l'elemento contemplazione. Lo stare insieme tra amici e lo stare insieme con la comunità, con la gente comune. L'attenzione da parte di Gesù alle miserie umane e l'attenzione a Dio. C'è questo entrare e questo uscire, questo darsi e questo sottrarsi. Io penso che abbiamo da imparare per vivere bene le nostre giornate, una giornata da copiare. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio